Allora, la Vis provinciale di Vibo Valentia, insieme a tutte le sedi comunali, ha risposto all'appello, secondo me doveroso, che in questo momento ci è stato inoltrato. Abbiamo acquistato generi di prima necessità, soprattutto materiale sanitario. Abbiamo fatto una raccolta fondi di 2.400 euro, che secondo me è veramente poco rispetto a quelle che sono le esigenze di questo momento. Noi ci siamo. Il Centro Nazionale Sangue ci ha mandato una comunicazione dicendo che nel momento in cui dal Ministero degli Esteri e dal Ministero della Salute dell'Ucraina chiederanno anche sacche di sangue, noi aumenteremo la nostra capacità donazionale. Noi ci siamo e ci mancherebbe altro. È un attacco di guerra quello che è stato rivolto ad un popolo sovrano, uno Stato di diritto come l'Italia, quindi noi siamo solidali con il popolo ucraino. Io a quello che ha detto Caterina, che è il nostro presidente provinciale, aggiungo una cosa: noi per fortuna non abbiamo un apparato burocratico e questo ci salva in molte delibere. Quando l'ho chiamata ieri mattina, mi sembra, per dire che c'era questa raccolta di medicinali, penso che in 20 minuti la vice provinciale ha deliberato e tutti i presidenti che abbiamo contattato sono stati sempre disponibili e subito a fare questa raccolta di medicinali. Noi oggi abbiamo portato il materiale e ce l'abbiamo fatta, solo questo qua.